Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Questa sera abbiamo un ospite veramente speciale. Allora, abbiamo uno delle pietre miliari della storia della musica italiana ed è qui in veste di scrittore. Abbiamo qui con noi Oscar Gianmarinaro, leader e fondatore del gruppo degli Statuto, i Mitici Statuto. Benvenuto Oscar, è un piacere averti qui con noi questa sera. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Ovviamente il piacere, l'onore è tutto mio. Grazie per la disponibilità e per l'ospitalità. Grazie, grazie a te. Non sai, ti ripeto, che piacere è per me averti qui, perché sei in doppia veste, tu sei un grande musicista, però qui sei in veste di scrittore e il tuo libro è estremamente, estremamente interessante. Oscar, come stai? Come va? Per prima cosa, diciamo subito che Oscar è in collegamento dalla splendida città di Torino. Statuto, parla chiaro, Sì, certo, io sono di Torino, siamo di Torino, Piazza Statuto è il nostro luogo di ritrovo, quindi eh? il centro di Torino, quindi ovviamente non potevo che essere da Torino, ecco, quindi. Ma non Esatto, una sono città assolutamente splendida. campanilista, non sono provinciale, io arrivo da Palermo, quindi come gran parte dei torinesi arrivo o sono figlio o nipote addirittura di chi arriva Certo. altrove, quindi Torino è una città molto varia nelle etnie, quindi molto abituata e ben disposta nell'integrazione. Assolutamente sì, lo confermo. Il risultato è una, diciamo così, una popolazione torinese estremamente variegata ed aperta, aperta culturalmente. Questo io lo affermo con sicurezza anche perché Torino è, insieme a Genova, la mia città del cuore. Questo per motivi personali, ma anche per motivi legati all'editoria, perché guarda caso sono andata a scegliere un editore di Torino, perché Torino è una città molto, molto attiva da un punto di vista culturale e oltretutto io trovo che sia una città molto elegante, eh? Si respira l'atmosfera risorgimentale, sabauda, diciamo, però ha un'eleganza veramente notevole. E poi in quelle belle giornate si vedono le montagne, per cui a me Torino piace tantissimo. Allora, darò il benvenuto al mio ospite, graditissimo, leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato, perché, come ripeto, Oscar è un musicista, però in questo momento è ospite in veste di autore. Vi mostro subito il libro. Guardate un po'. Allora, Rabbia e stile. Avvicino un attimo la copertina, ma poi della copertina ne parleremo perché è veramente bellissima. E diciamo, parla soprattutto agli anta. Come me, sì, io ormai essendo una super anta, una super tardona, guardando questa fotografia, un colpo al cuore. Cioè, per me è un'emozione, veramente, un tuffo nella mia gioventù. Vi dico subito che è un libro che è una via di mezzo, diciamo così, fra il saggio e la narrativa. È quindi un libro molto particolare, Edizioni Le Milieu, detto alla francese. Quindi, da Rabbia e stile, storie di Modes e degli Statuto, di Oscar Gianmarinaro. Dall'introduzione di Valerio Marchi, sabato 19 giugno 1967. A quel tempo,
Non c'era stato un maschio, dico uno, che non avesse tessuto le lodi del proprio completo nero, attillato e ben rifinito, tripla tasca e quattro bottoni ai polsi, accompagnato da una camicia bianca con il colletto stretto, una cravatta di gusto, mocassini e cinta di pelle nera. Il futuro ci appartiene. Da decine di anni vengo in piazza Stato. Com'è cambiata la città attorno a noi? Sono cambiati gli edifici, è cambiata la gente, i negozi, i mezzi pubblici, le auto. Gli scooter che usano i ragazzini sono sempre più diversi dalla Vespa e dalla Lambretta. In tanti anni hanno riverniciato una volta soltanto le verdi transenne, consumate dai nostri sederi e dai nostri piedi. Il gabbiotto dei tranvieri è ora un prefabbricato in lamiera e plexiglass. Dietro hanno installato un WC che dovrebbe funzionare con una moneta, ma non è mai stato attivato e la gente continua a pisciarci sopra, da fuori. La WIL si è trasferita, la sala corse ha chiuso. Sotto i portici sono rimasti solo il negozio di articoli industriali e di ricambi auto. Proprio davanti al ricambista dormono due o tre sfortunati senza tetto, coperti di stracci e cartoni. I muri del porticato sono stati più volte riverniciati, eppure ci sono ancora scritte del 1981. È bello vedere firme e frasi che hanno fatto i Moz negli anni. Mi ricordano persone e avvenimenti. Si va al raduno o si muore? Oggi la città è un deserto. Ciao, sempre in ritardo. Daf, balla, balla. Andrea Zombi, forma repellente. Paninari già rivestiti da festa. Statuto 1989, prima chitarra rotta. Rabbia in stile. Rabbia mod. Rabbia mod Erna. Ragazze mod. Leggi gioventù modernista. 1986, Michelone è vestito da festa. 1986, Persego ha menato un ciccione a una festa di borghesi. Granata, Mos. Siamo belli come il sole, Mos. Solo per fare qualche esempio. Il padrone del negozio di articoli industriali ha appena fatto riverniciare i suoi tre muri. E ci spiace imbrattarglieli subito, ma prima o poi lo faremo. Hanno tolto da ormai anni la nostra panchina preferita. Sulle panchine di ripiego siedono spesso e volentieri un gruppo di extracomunitari che al sabato non lavorano e stanno lì dal pomeriggio fino a notte fonda. I volantini attaccati sulla nostra bacheca, una parte del gabbiotto dei tranvieri, sono stati staccati per l'ennesima volta. E in tanti anni non siamo mai riusciti a beccare in flagrante uno che staccasse un volantino. Deve essere proprio bravo. Sono le 16 in punto e anche oggi sono arrivato per primo. È incredibile. Stranissimo, incomprensibile, ma infinitamente bello sentire dentro di me la stessa voglia, determinazione, convinzione, motivazione, felicità e gioia che
di trovarmi in piazza Statuto che avevo la prima volta che venni. Probabilmente sono irrecuperabilmente immaturo e mi spavento nel notare che non mi sento affatto di appartenere al mondo degli adulti. Ho dentro me la stessa voglia di cambiare tutto, di fare grandi cose per gli altri, di farmi notare per come vivo, per come vesto, per come mi muovo. Il sistema consumistico è a senso unico, mi ripugna. Sapevo già allora però che non sarebbe cambiato e non sono quindi stato mai deluso nel verificarlo col tempo, toccando mano l'ipocrisia dilagante, la cupidigia economica e la sete di potere, la prevaricazione e l'inganno che questo sistema crea e coltiva giorno per giorno, ora per ora, attimo per attimo. Eppure la voglia di cambiare tutto mi basta per trovare la forza e la serenità nel vivere per quanto meglio mi sia possibile. Mi sento un'isola di consapevolezza in un mare di qualunquismo. Non mi sono mai sentito tagliato fuori, non mi sono mai voluto tagliare fuori dal sistema o messo contro a viso aperto utopisticamente. Sono fiero di avvolgermi nel mio parca e di arrivare sulla mia Vespa cromata, passando davanti agli sguardi ammirati, stupiti, sfottenti, offensivi o incuriositi che siano, di chi mi vede esattamente come il primo giorno in piazza Statuto. Il modernismo non è un periodo della mia vita, ma una scelta di vita risolutiva per non affogare nel grigio cemento della metropoli alienante. È eterna giovinezza, vita veloce, mai omologata, rabbia e stile. 22 giugno 2021. Il nostro posto, il ritrovo dei Mons dal 1980, dove grazie a Zico sono state rimesse le panchine, piazza Statuto 18, il migliore dei mondi possibili, porta il nome di un Mod dando eternità ai Mods. Giardino Ezio Bosso, musicista, direttore d'orchestra, compositore, divulgatore Mod, 1971-2020. Quando uno scopre di essere Mod, lo rimane per tutta la vita. E questo, signori, era solo un brevissimo assaggio di questo libro strepitoso, Rabbia e stile. E adesso, per chi non lo conoscesse, andiamo a fare la conoscenza, scusate il gioco di parole, del nostro super ospite. Per cui, domanda di riso. Oscar Gian Marinaro. Chi è Oscar Gian Marinaro? Parlaci un po' di te. Sono un mod di Piazza Statuto, come preambolo, questa è la mia carta d'identità, quella ufficiale, al di là di quella formale. Sono di professione musicista, con la musica vivo, insegno musica nella scuola media e faccio parte del gruppo musicale chiamato Statuto. Abbiamo appena parlato, abbiamo Piazza Statuto, il ritrovo dei Moz, quindi con una chiara identità anche del mio gruppo che quest'anno compie 40 anni di attività e nel contempo anche un'attività da solista, senza velleità di successi stellari, ma sicuramente con interessi compositivi e anche concettuali riguardo ai testi che sono diversi da quelli di statuto, quindi non va a sovrapporsi all'altra attività. Sono
Sono diplomato di contrabbasso, ho suonato parecchio tempo nelle varie orchestre, soprattutto all'estero, e sono un tifoso ultras del Toro, sono molto appassionato di calcio, di tifo in generale organizzato, ho una Vespa 150 PX del 2016 che però è rifatta esattamente come quelle degli anni 80 e anche una Lambretta, beh, per fortuna del 65, quindi originale degli anni 60, che sono i miei mezzi di trasporto. La cosa che mi diverte di più e mi appassiona di più è trovarmi in piazza Statuto con gli altri MOS ogni sabato pomeriggio, regolarmente per le 4. Noi siamo sempre lì. Quello che tu hai letto adesso dal capitolo dedicato al giardino Ezio Bosso, si chiama Giardini Ezio Bosso, in memoria del nostro e del mio grandissimo amico fratello Cico. Però mi piace andare ai raduni mod in giro per tutta Italia e in Europa, andare alle serate con la nostra musica, ai concerti. Questo è il divertimento che prediligo. La mia priorità della vita è quella di far conoscere la più gente possibile la cultura mod ed è una cosa che cerco di interpretare attraverso prima di tutto gli statuti, ma anche con programmi radio. Faccio un programma settimanale su tutto radio, appunto dedicato alla musica ascoltata dai MOS, organizzando serate nelle discoteche, nei locali qui di Torino, ma anche a livello nazionale. Facciamo un raduno nazionale ogni fine settembre a Cattolica in Emilia Romagna. Sono sicuramente iperattivo nel fare modellismo, mettiamo come Assolutamente, dico io. assolutamente sì. Quindi sei un musicista, un insegnante di musica, giustamente alle medie, che è l'unica, diciamo così, tratto scolastico in cui finalmente i ragazzi studiano un pochino di musica, perché ahimè sappiamo che la musica viene studiata solo alle medie, poi non si studia più, a meno che non si vada a Sì, in conservatorio, realtà cosa non dovrebbero, so già, fanno qualcosina, dico, in realtà fanno qualcosina anche alle elementari, in maniera molto limitata purtroppo. Invece dovrebbe essere più, sicuramente più approfondita e più vissuta. Sarebbe, come assolutamente. diceva il nostro amico Cico, sarebbe importante che i ragazzini, i bambini scegliessero uno strumento fin da piccoli e poi se lo portassero avanti per tutta la loro carriera scolastica. Perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo, perché non, secondo me non si può vivere senza musica, almeno io non potrei vivere senza musica, Oh, perché ma per me la certo, musica pure io è come il sono. mangiare e il bere, poi ognuno cioè, sceglie magari quella che gli piace, però secondo me la musica è un bisogno e quindi per me è una grossa carenza, una delle tante della nostra scuola. Torniamo a noi. Adesso, Oscar, c'è un pochino detto di te, però hai usato delle parole che secondo me vanno un po' decodificate, perché dall'altra parte ci staranno seguendo in molti, poi soprattutto in molti ci seguiranno in differita, e tu hai detto di essere un mod. Allora, entriamo nel cuore dell'intervista e parliamo del tuo bellissimo libro. Guardate qua, Rabbia e Stile. Poi sotto c'è scritto storie di mods, questa parola, e degli statuto. Allora, puoi dirci innanzitutto qualcosina su questa bellissima copertina? Da vicino, la vedete? Insomma, è un gruppo di ragazzini, guardateli, vestiti molto, diciamo così, in maniera particolare. Ve ne è uno poi questo qua davanti, super elegante, però vedete che portano tutti dei vestiti molto simili. Quindi sono un bel gruppo. Quindi, Oscar, tanto per darci un'idea, soprattutto dare un'idea e incuriosire coloro che ci stanno seguendo e che magari non conoscono il movimento, definiamolo così, mod, ci puoi dire qualcosina su questa immagine che secondo me è praticamente perfetta. Con il Sì, la cosa, contenuto. diciamo che la foto è di un fotografo che è scomparso pochi anni fa, molto molto bravo, che ha avuto a fare delle foto in piazza. Questa è una foto del 1983,
Ed era proprio appunto un momento del ritrovo in piazza del sabato pomeriggio, e le persone che si vedono in questa copertina, c'è quello che dicevo prima, molto elegante, quello sotto la R, e Gigi Restagno, che è stato uno dei più importanti musicisti pop rock della scena torinese nazionale degli anni Ottanta. È colui che ci ha dato modo di fare il nostro primo concerto, che ci ha dato fiducia e motivati proprio per andare avanti con il nostro gruppo. Lui suonava un gruppo che si chiama Blind Alley, ed erano considerati i Jam, che sono un gruppo mod inglese molto importante, erano considerati i Jam italiani. Poi abbiamo una persona, quella dietro, che non abbiamo mai capito chi fosse, cioè al tempo, se non ci ricordiamo chi era, quella che si spunta, si vede dietro con i capelli tipo caschetto. Poi a fianco a Gigi abbiamo Giuà, Giovanni Cannavò, un nostro amico che frequentava la piazza in quel periodo. Poi Carlo, che è un altro mod, adesso lui gestisce il ristorante dove c'è la stazione del treno che porta Superga, e poi Lele, che quello l'ultimo non sono io, ma che ci assomigliamo un po', ma non sono io, Lele, ed è proprio colui che mi ha invitato ad andare in Piazza Statuto, mi ha fatto conoscere questa realtà personalmente, che frequenta regolarmente ancora oggi Piazza Statuto. Benissimo, quindi la copertina vedrete è perfetta, lo capirete però, come dico io, solo e soltanto, cioè, capirete quanto è perfetta, solo e soltanto leggendo il libro, perché il libro, cioè, di un libro si può parlare fino a un certo punto, ma poi il libro va letto, e io ve lo consiglio di cuore perché veramente ne vale la pena, cioè, proprio ve lo garantisco. Adesso, Oscar, io voglio entrare proprio nel cuore dell'intervista, però prima di farti una domanda duplice, voglio contraccambiare i saluti di coloro che si sono messi in collegamento con noi e che ci hanno scritto. Quindi ricambiamo i saluti di Loredana Cella. Grazie Loredana per Lo essere chiamo qua Loredana. con noi, ci fa molto piacere. Loredana, cara amica, brava scrittrice, editora, agente, Loredana, mille attività. Poi abbiamo Viviana Ciccarelli, anche lei, bravissima scrittrice, carissima amica. Poi abbiamo Massimo Perucca, quindi questo è un nuovo amico che io saluto con tanto affetto. Grazie Massimo per essere qua con noi, si chiama Conte Max Perucca. Poi abbiamo Rosa Marmorato e commenta benissimo sulla conoscenza dell'arte musicale che è scarsissima. Rosa Marmorato è una mia carissima amica ed era una compagna di scuola mia delle elementari. Quindi pensate quanto è importante per me il valore dell'amicizia e quanto lo è per Rosa Marmorato. Quindi grazie Rosa anche a te per essere qua con noi in questo momento, quindi sia io che Oscar contraccambiamo tutti i Certo. vostri saluti. Allora Oscar, adesso io vorrei che ci decodificassi un pochino la parola mod, cioè ci parlassi un pochino della genesi del libro, come è nato e un pochino il contenuto, perché sono sicura che molte delle persone che soprattutto ci seguiranno in differita avranno bisogno di un po' di delucidazioni. Per cui parlaci un po' di genesi e contenuti del libro e questo movimento in particolare io lo definisco un movimento mod ernista, mod. Sì, allora, la definizione movimento è perfetta, è uno stile di vita, un'attitudine che nasce spontanea sulla strada, si vive sulla strada, nasce storicamente alla fine degli anni 50 in Inghilterra, prendendo caratteristiche estetiche, ideologiche, comportamentali da varie parti del mondo, dalla musica e l'abbigliamento afroamericano, la musica giamaicana, dallo stile dei vestiti europei italiani, mezzi di trasporto Vespa Lambretta italiane, e tagli di capelli alla francese, cioè cercare di prendere il meglio estetico, ideologico, un po' da tutto e da tutti, prima degli altri, anticipando sempre tutto il resto, senza farsi mai omologare o condizionare dalle mode, dal consumismo, dalla commercializzazione.
Tant'è che il nostro movimento non è mai stato di moda, quindi non è mai stato di massa e per questo non si è mai bruciato. È sempre stato presente nei club, sul territorio, in tutte le parti del mondo e per questo si è sempre evoluto ed è, a nostro parere, più che mai attuale. E la parola Moz sta a significare coloro che ascoltano il jazz modern, perché i primi Moz, proprio appunto i primi nucleo originale che hanno portato questo nome, erano stati definiti così, o si erano autodefiniti, una cosa ancora da capire, perché erano coloro che ascoltavano il jazz modern. Quindi quelli che ascoltavano il jazz modern, era un genere nel periodo molto innovativo che arrivava appunto dagli Stati Uniti, ma ascoltato nei club londinesi, questi appassionati erano detti i modernists. E da lì è nata la parola Moz, e che è rimasta poi per sempre. Quindi questo è già una forma di identificazione del nostro stile, del nostro movimento. E, come dicevo, un movimento che in Italia ha avuto una grossa visibilità ed è arrivato, diciamo così, in maniera ufficiale alla fine degli anni 70, grazie al successo di gruppi come Madness, Special, Selector, gruppi quindi dello Sky Revival di quel periodo, e grazie al film Quadrofenia, che è stato proiettato nelle sale cinematografiche con grande successo, e quindi ha dato modo di conoscere questa cultura anche ai giovani italiani. Da lì è nato il primo, quello che chiamano in Inghilterra il primo revival. Ed è questo revival che è stato il motivo per cui ho scoperto il modernismo e ho iniziato a frequentare Piazza Statuto, e in questo libro viene raccontata proprio la vita mia insieme agli altri mozzi della piazza, ma insieme ai mozzi italiani, anche europei, stranieri in genere, e quindi raccontando fatti realmente accaduti, persone realmente esistite ed esistenti, che credo siano intanto da conoscere, da lasciare come testimonianza, perché la nostra è una vita vissuta decisamente al di fuori della norma, al di fuori degli schemi, dell'omologazione, veramente molto diversa, molto libera, molto spontanea. E poi perché attraverso questi racconti, che come dicevo prima, non essendo inventati, non mi posso considerare giustamente uno scrittore, perché non ho inventato niente, quindi è più fatto dalla, diciamo così, dalla cronaca, tra virgolette, e attraverso questi racconti, far capire che cosa significa la vita mod. E come noi diciamo sempre, mod non si nasce né si diventa, ma si scopre di esserlo, e chi è mod lo è poi per tutta la vita. Benissimo. Direi che Oscar è stato molto chiaro, molto sintetico e ha reso un po' l'idea di quello che è il cosiddetto modernismo. Allora, Oscar, hai sentito quindi il bisogno, no, di raccontare tutta la tua esperienza, di lasciare una testimonianza. Allora, io ci tengo a sottolineare che nel libro si parla quindi di persone realmente esistite e vi sono, assieme agli eventi, alle vicissitudini del nostro Oscar, le vicissitudini di tantissimi ragazzi e vi sono tante storie di persone che hanno vissuto insieme ad Oscar questa esperienza molto lunga, per cui il libro è estremamente importante e pregnante perché è uno spaccato proprio parecchio importante, lungo della nostra storia. Quindi io non direi diciamo così, io parlerei proprio di storia, non di costume, perché si riflettono nel libro di Oscar Giammarinaro degli eventi storici importanti che sono piuttosto vicini a noi e che ovviamente nelle scuole non si trattano. In quel periodo, come ha detto Oscar, quindi avete sentito, no? Io sono partita da una lettura dagli anni 60, però poi la vicenda soprattutto si svolge dagli anni 80 in poi. Ecco, in questo periodo vi erano proprio tanti i movimenti dei giovani. Io li ricordo benissimo perché io e Oscar,
penso saremo più o meno della stessa leva, quindi oltre ai mod, cioè, c'erano, ci sono tuttora, però soprattutto rappresentavano proprio l'epoca degli anni 80, non so, gli skinheads, i rockers, i metallari, i paninari, che io ricordo benissimo. E questi movimenti erano presenti soprattutto nelle grosse città, Torino, Milano, però anche in altre città, per esempio anche Genova, anche se insomma Genova è sempre stata molto provinciale da questo punto di vista. E il libro è narrato proprio dalla persona che ha vissuto questo, perché quindi da un punto di vista anche proprio sociologico è di un'importanza enorme, perché vi sono dei trattati proprio sul perché, sulle motivazioni, no? Che stanno alla base dell'insorgenza di questi movimenti, perché questi movimenti sono sempre esistiti dagli albori dell'umanità, se vogliamo, in forme diverse, in epoche diverse. Qui c'era rabbia e stile, come dice Oscar, la musica, il modo di vestire, il modo di sentire, quindi una filosofia di vita, come abbiamo letto, contro un sistema, senza però essere avulsi dal sistema, con il tentativo di migliorare le cose dal di dentro, no? Senza farsi respingere con magari dei look, magari non belli, che potessero destare magari anche un po', ecco, l'indignazione della mentalità borghese, vedi, skinheads, eccetera, eccetera. Però l'uomo è sempre stato abituato a raggrupparsi, no? I giovani hanno bisogno di questo, perché hanno bisogno di inserire e sentirsi parte di un gruppo, di condividere con gli altri i propri valori, il proprio modo di sentire la vita, quindi di essere circondato da le persone che la pensano allo stesso modo. E questo è importantissimo, perché così il giovane trova una propria dimensione e la propria identità. E il modernismo è proprio una filosofia di vita, una vera e propria filosofia di vita. Diciamo così, pensiamo ai giorni nostri, non tanto in Italia, ma diciamo anche in Italia, alle famose gang. Allora, io uso questo nome, questa parola, anche se non mi piace tanto, perché parlare di gang ha sempre, non so, ha un lato un po' dispregiativo, negativo, però ci sono dei movimenti sia Sud America, nel Nord America, e li abbiamo anche qua in Italia, cioè ci sono in Giappone, ci sono dappertutto, proprio perché i giovani sentono questa necessità di aggregazione proprio per trovare se stessi, ne hanno bisogno per crescere e si aiutano, condividono le stesse passioni. In questo caso, gli Oscar Giammarinaro da prima condividono le avventure, no? Dei viaggi rocamboleschi, cioè la gioventù. Infatti, sono descritti degli episodi bellissimi. Vi è la figura del padre di Oscar Giammarinaro, che ce lo dà così con due pennellate, ma emerge la figura di una persona fantastica. Io non voglio spoilerare, ma vi sarà un attimo in cui quest'uomo, d'altri tempi, vede una svastica e si chiede il perché di questa svastica sulla schiena di una dei, diciamo così, persone che suo figlio frequenta. Si mette le mani ai capelli e dice: Oscar, ma come fai? E invece la motivazione c'è. Ma lui non riesce a capirlo, per cui viene descritto in maniera magistrale da Oscar anche questo incontro, scontro tra le diverse generazioni. E Oscar spiegherà al padre il perché di quel segno e lui lo capirà. E questo quindi è importantissimo, perché unisce la vecchia generazione con la nuova generazione. E è importantissimo che le generazioni comunichino fra di loro, perché cioè, certi valori vanno tramandati, no? Se manca la comunicazione, addio, addio, ok? Invece
i vecchi devono mantenere la comunicazione con i giovani, perché sennò il giovane sfugge, ti sfugge di mano e non lo controlli più. Invece, se tu mantieni il dialogo, il giovane, insomma, potrai eventualmente dirigerlo, usiamo, perdonatemi l'uso di questa parola, magari verso la strada giusta, perché è chiaro che un ragazzo è esposto, no, agli sbagli, agli errori, l'abbiamo fatti tutti. Quindi è un libro, cioè, che fa pensare, ma è un libro anche molto divertente, di avventure giovanili. Cioè, io, a me ne viene in mente una, ve la voglio di nuovo spoilerare per incuriosirvi, cioè c'è un momento in cui questo gruppo di ragazzi rischia di essere linciato perché non vi dico che cosa combina, cioè sono quelle cose che proprio si fanno da ragazzi e che poi quando si è adulti si ricordano con piacere e che è giusto che si facciano, perché se non si fanno queste pazzie quando si è ragazzi, cioè quando poi si fanno, cioè poi quando si è vecchi che cosa si ha da ricordare? Quindi è giusto che vi sia un periodo di gioventù proprio spensierata, sempre nell'ambito chiaramente della legalità, di quello, cioè del rispetto dell'altro, però cioè, la gioventù va vissuta e vedrete che Oscar vi racconterà degli episodi veramente esilaranti. Poi vi è una parte, diciamo, che è messa proprio collocata nel fondo, alla fine del libro. E è una parte più corta, ma che io trovo fondamentale, cioè che secondo me è collocata in maniera perfetta, che non si trova nella prima edizione, ma è presente in questa seconda edizione. E io la trovo bellissima, perché lì andiamo a scoprire l'Oscar Gian Marinaro, che oltre ad essere mod, è un qualche cosa di più. Perché abbiamo il profondo, cioè veramente il dentro, quello che c'è dentro a Oscar. E Oscar è stato molto, molto coraggioso, perché lì ha esposto proprio se stesso, senza filtri, e ha parlato di sé. E quindi, ripeto, è stato molto coraggioso. Io no, ho fatto solo un breve accenno perché non ne voglio parlare tanto, non voglio spoilerare questa parte, perché è una parte molto personale, molto importante, che io vi invito a leggere. Abbiamo appunto così nominato Ezio Bosso e io mi scuso perché non ho pronunciato bene il suo, chiamiamolo, soprannome, però avete capito, no? Di chi si tratta. E quindi vi è anche la presenza di questo gigante, della musica italiana. E trovo che questa parte finale, questa parte che è stata aggiunta in questa seconda edizione, sia veramente, veramente strepitosa. Cioè, secondo me ci voleva e Oscar ha fatto benissimo a mettercela, però tanto di cappello, chapeau come si suol dire, perché se già scrivere in generale, cioè un atto di coraggio, scrivere come e quello che ha scritto il nostro Oscar, ci vuole una marcia in più. Allora, Oscar, io mi fermo qui perché sennò poi continuo a sproloquiare, noi dobbiamo rimanere entro l'ora, un'ora e mezza perché sennò ci segano, non ci vede, non ci segue nessuno, dicono: oh no, Elisabetta e Oscar, non li guardiamo. Però ti chiedo, aggiungi qualche cosa a questi miei commenti, perché io il tuo libro mi ha emozionato molto. E aggiungi qualcosa di tuo. Sì, grazie. No, intanto quell'episodio che riguarda mio padre, specifico questa cosa È bellissimo, della bellissimo, svastica, lo dico bellissimo, perché tanto c'era, racconto una partita di calcio tra noi e i punk, e i punk indossavano la svastica, non tutti, ma i punk cosiddetti 77, ispirandosi a Sid Vicious dei Sex Pistols, che indossava la svastica non perché fosse nazista, ma per provocare. La loro priorità era provocare la gente normale e quindi mettiamo addirittura la svastica, cosa che noi comunque non condividiamo assolutamente, neanche per provocare, però sappiamo che certo. stanno E verso tu lo questo. hai spiegato a tuo padre, lui lo ha No, ma capito. c'è una parte importante. Mio padre è stato appunto internato in campo di concentramento in quanto non Ragazzi, fascista,
appunto durante la Resistenza, e quindi vedere certi simboli sicuramente l'ha rimasto sempre turbato. sconvolto. E allora quando, cioè, siccome noi giocavamo contro i punk, loro giocavano con le magliette, quello che volevano, noi avevamo tutte la maglia dello stesso Certo. colore, e quindi c'era lui con la maglietta, come si dice, con la svastica, e mio padre questa cosa non l'ha accettata, e quando è uscito dal campo questo ragazzo, ha cercato di saltargli addosso, perché comunque i suoi passaggi erano più chiari. Allora gli Vabbè, sono però. intervenuto e gli ho spiegato tutto quanto. Lui non è che è rimasto convinto, però ha capito che comunque questo non era un ragazzo nazista, non voleva assolutamente omaggiare quelle brutte cose. E quindi così, ecco, Certo, ma è un episodio, secondo me, strepitoso, perché tu lo racconti benissimo, ma insomma, questo qua in stato internato si ritrova suo figlio che gioca la partita di calcio, questo qua con la svastica dietro, dice, questo ha dato un matto. Io lo prendo per il collo, lo strangolo, cioè la reazione è quella. Ci è voluto del bello e del buono per fargli capire, e quest'uomo capisce, e quindi, cioè, certo, non ne rimane contento, e come dici tu, cioè, non è diciamo così, un atteggiamento, un modo di fare da mod, però il mod rispetta gli altri e quindi certo. accetta anche la provocazione, no? E ci sta, ci sta. E questo scontro, questo episodio l'ho trovato veramente, veramente, veramente molto, molto bello, molto ben descritto, mi ha toccato molto. E poi ce ne sono degli altri, non so se vuoi un po' incuriosire il tuo pubblico, se vuoi Ma sì, spoilerare un qualcosina. Ce ma ne sono tantissimi ci sono appunto, in guarda, questi mare. sono i nostri rapporti. Inizialmente ovviamente molto conflittuali all'interno della metropoli con altre realtà giovanili, perché per avere una agibilità metropolitana, per poter vivere in maniera tranquilla la città, la metropoli, affinché ognuno di noi potesse camminare da solo per strada senza problemi, bisognava conquistarsi l'intoccabilità, quindi a volte si arrivava allo scontro fisico, non per Certo. vezzi di violenza gratuita, ma proprio perché era una forma di costruzione della nostra presenza all'interno della metropoli, e allora sono raccontati alcuni scontri, anche se comunque spesso e volentieri nascevano per motivi goliardici, non certo per motivi ideologici. Motivi ideologici ci sono stati soltanto con i Paninari di Milano. Perché i Paninari di Milano al tempo, stiamo parlando dei primi anni 80, i primissimi Paninari, quando ancora non si era diffusa la moda dei Paninari, volevano ricostituire a Milano quella che fu Piazza San Babila, cioè una roccaforte dei fascisti nel centro di Milano, e per far questo volevano eliminare tutte le realtà che non fossero omologate dell'ambito giovanile. E a Milano i MOZ si trovavano in Piazza Mercanti, una piazza molto centrale, vicino a Piazza Duomo, ed erano veramente tanti, e questi Paninari volevano cacciarli. No, loro non accettarono mai questa cosa. E ci furono degli scontri molto importanti. Noi ogni sabato partivamo per andare dal Manforte ai nostri amici MOZ di Milano. Ci fu uno scontro finale in Piazza Duomo, dove noi avevamo la meglio. Da allora, poi ci fu una forma di resa da parte di questi signori, e così via. Poi, diciamo così, il fenomeno Paninari si è decisamente esteso proprio come fenomeno commerciale, senza più queste velleità ideologiche, per fortuna. Però i MOZ appunto sono rimasti presenti a Milano, nella zona, nel territorio, e così via. E poi si racconta, come dicevo prima, io sono appassionato di calcio, un tifoso ultras del Toro, cioè, quindi ci sono anche parecchie avventure legate alle partite di calcio, a scontri anche fra tifoserie, trasferte anche all'estero, e ci sono parecchi MOZ di Piazza Statuto che frequentano lo stadio, quindi abbiamo sicuramente tante vicende legate anche a questo. A questa parte poi c'è la storia degli statuto, che è il nostro gruppo, e che io uso sempre per spiegare un po' proprio come il modernismo si approccia nella vita quotidiana. Cioè, noi con la nostra caratteristica, i nostri vestiti, i nostri testi, il nostro atteggiamento, il nostro modo di pensare, di agire, è proprio un'identità sempre molto forte, espressa in maniera molto chiara e palese, siamo arrivati ovunque. Cioè, noi abbiamo suonato
Leoncavallo, abbiamo fatto l'ultimo concerto nella sede storica del Centro Sociale Leoncavallo, ancora in via Leoncavallo a Milano. Abbiamo suonato per i lavoratori della Lancia di Chivasso che erano in rotta, in occupazione della fabbrica, appunto la Lancia, che poi chiuse dopo qualche tempo, però era un'occupazione, siamo andati a suonare per loro, per dar loro manforte. E abbiamo suonato a L'Avana, in Plaza della Revolución de La Habana, Cuba, Bellissimo, bellissimo, invitati bellissimo. appunto dalle autorità cubane. Però abbiamo suonato Fantastico. anche al Festival di Sanremo, al Festival Bar, al Cantagiro, cioè tutti i palchi completamente diversi, sempre con la nostra identità chiara, palese, proprio intatta, dei Moz. E questo per noi è la migliore dimostrazione che il modernismo non è una forma di chiusura, ma una forma invece di apertura, una forma di entrare all'interno del sistema, cercando di migliorarlo, senza farsi condizionare e non essere ingranaggi, e accettare passivamente quello che il sistema e la commercializzazione invece ci impongono. Benissimo, benissimo Oscar. Io ti faccio sinceramente i complimenti per la tua storia, per la tua coerenza. Coerenza che hai dimostrato, insomma, stai dimostrando tuttora e insomma, è qua dentro. La tua coerenza è qua dentro. E la si vede proprio scritta a caratteri cubitali nell'ultima parte, che non vi rivelo e ve l'andrete a leggere perché dove il libro dovete acquistarlo, leggerlo, perché come sapete un libro si può parlare fino a un certo punto, il libro va letto. Quindi leggetelo perché il libro è veramente strepitoso. Saluto ancora Minerva Glicine, che è qua con noi, quindi sia io che Oscar, contraccambiamo i tuoi saluti, Minerva. Grazie Minerva Glicine per essere qua con noi. Grazie a A te. questi punti, Oscar, io ti devo chiedere una cosa importante. Cosa stai combinando? Hai dei progetti? Io so che già dei progetti molto vicini ci sono. Beh, Uno certo. almeno. Allora, intanto in questi giorni, il 26 di maggio, esce il nostro nuovo disco, quindi il disco per i 40 anni degli Statuto, perché come dicevo prima, noi abbiamo compiuto 40 anni il 1 maggio del 1983, il primo concerto, il 1 maggio 2023 il nostro quarantennale, e per questo abbiamo pubblicato questo disco che uscirà appunto il 26 maggio, dove c'è il nostro concerto che abbiamo fatto a gennaio, proprio per celebrare questo anniversario. E poi quattro pezzi inediti registrati in studio. Quindi questo. E a seguire ci sarà il nostro tour che ci porterà un po' in tutta Italia, che inizierà il 9 di giugno e andrà avanti per tutta l'estate. Quindi tour e disco per celebrare i nostri 40 anni. Questo è quello che si dice: progetti futuri. Questi sono i nostri progetti futuri. Perfetto, Noi ma adesso. te ne sei dimenticato uno che ci sarà proprio adesso, il Salone del Libro, che per un pelo non ci incrociamo, maledizione. Beh, sì, certo, il Salone del Ah, Libro, cavolo! vero, noi proprio per questo motivo siamo al Salone del Libro, perché ovviamente tramite il libro Rabbia e Stile, che racconta la storia dei Moz e degli Statuto, che compiono 40 anni, allora così per celebrare questi 40 anni, lì al Salone, lunedì 22 alle 17:15, nell'area esterna, proprio dove si fanno i concerti, noi suoneremo in acustico i nostri brani più conosciuti, proprio perché ci tenevamo ovviamente in una situazione così importante come quella del libro, segnalare questa Certo. nostra, diciamo così, festa, perché sono 40 anni, sono 40 anni di festa, e quindi era importante. E se c'è stata questa possibilità, ci presenterà il giornalista e amico Paolo Ferrari, e quindi chi potesse venire è assolutamente invitato a partecipare, perché sarà comunque un momento che rimarrà unico, perché poi difficilmente avremo modo di festeggiare altri 40 anni. Ecco. No, questi sono i vostri primi 40 anni, ci saranno i secondi 40 anni, Oscar, guarda. Quindi tutti al Salone del Libro di Torino lunedì a sentire gli Statuto, perché veramente meritano. E soprattutto lo dico per coloro che sono giovani e che magari non li conoscono, perché scoprirete
un po' qualcosa di nuovo che vi stupirà, perché Nuovo. Oscar per i ragazzi sono novità, perché loro conoscono solo la musica di questi ultimi anni, nella maggioranza dei casi, quella un po' più indietro negli anni, quella della nostra epoca, diciamola così, non la conoscono. E invece è cultura, bisogna scoprire le proprie radici, sapere da dove viene la musica di oggi. Quindi andate ad ascoltare gli statuti. E poi ce n'è una, io la posso spoilerare, che a me piace troppo, quindi andate su YouTube. Cercate di statuto, sentitevi un po' di canzoni. Io, guarda, io quando ho visto il video è arrivato Garibaldi, cioè io lo conoscevo già da anni, me lo sono andata a rivedere, cioè, era uno spettacolo, perché gli statuto, cioè, sono provocatori. Poi, cioè, nel passato, alla grande, perché si esponevano in prima persona, cioè contro proprio quella mentalità borghese nel senso negativo del termine. Quindi erano provocatori, cioè gli statuto sono dei tosti. Usiamo questa parola, che così almeno i giovani lo capiscono, dei tosti. Allora, Oscar, invece adesso ti devo fare due domande pratiche, però importantissime. Allora, te le faccio tutte e due assieme. Dove possiamo comprare questo bellissimo libro, Rabbia e Stile, di Oscar Giammarinaro, Le Milieu Edizioni? E poi, dove ti possiamo trovare sui social, allora, sia come musicista che come scrittore, perché allora suonare una faticaccia allucinante. Hai, però, se hai di fronte al pubblico, ti applaude, se stai registrando, c'è tutto lo staff che decide, no, è andato bene, non è andato bene. Quando si scrive, è un tipo di scrittura, scusate, un tipo di fatica diversa. Persa. È una fatica comunque ugualmente, una grossa fatica intellettuale, spirituale e anche fisica. Per cui per un autore non c'è niente di più bello che sentirsi fare delle domande dai propri lettori, ricevere dei feedback e perché no, delle recensioni. Quindi io sono convinto che se contatterete Oscar e vi farete felice e lui vi risponderà. Per cui queste due domande. Dove possiamo acquistare il libro? Dove ti possiamo contattare sui social? Il libro si trova tendenzialmente un po' in tutte le librerie, laddove non ci fosse si può richiedere, basta ordinare, far ordinare, arriva a brevissimo giro di posta. Poi chiaramente nelle librerie più grandi, le catene più importanti che conosciamo bene, il libro è disponibile. Poi ovviamente si può anche acquistare sulle varie piattaforme, via internet, anche se ovviamente comprare in libreria è sempre molto più bello, più Sono importante. perfettamente d'accordo con te, ecco. Sì, Però quello è vero. E comunque è facile reperirlo, questo devo dire che è distribuito molto bene. E poi va bene, per quanto riguarda i social, c'è la pagina Facebook degli Statuto, c'è la pagina Facebook del mio progetto solista che si chiama Oscar, stile emozionante, musica elegante. E per quanto riguarda Instagram, c'è Oscar Giammarinaro, che sono io, e gli Statuto. Quindi anche in questo caso è facilissimo trovarci. Quindi sicuramente chi avesse delle curiosità, volesse esprimere giudizi sul libro, sulla nostra attività musicale, eccetera, ha modo di trovarci sui social. La cosa più consigliata è venirci a conoscere in Piazza Statuto. Noi siamo ogni sabato pomeriggio, almeno quando andiamo a suonare, ovviamente, siamo con gli altri mozzi in Piazza Statuto, davanti al numero 518 di Palazzo Paravia, che adesso si chiama Giardino Ezio Bosso, cosa che accade ormai da 40 anni, e siamo lì con i nostri amici. Ovviamente non ci sono solo i moz che hanno la nostra età, ma ci sono per fortuna i moz più giovani e anche molto più giovani, quindi ci sono quattro generazioni che si pazzesco. incontrano, e noi siamo ben contenti di conoscere persone che ci vengono a trovare, vengono a visitare il giardino di 5, 10, appunto così, scambiare qualche parola, vedere i nostri scooter, le vespe, le lambrette. Insomma, noi siamo lì proprio perché ci piace essere presenti, come sempre, capita ormai, come dicevo, da 40 anni sul territorio. Fantastico, bellissimo, quindi andate il sabato pomeriggio a provare i nostri mods in Piazza Statuto. Saranno lì e ci saranno diverse
generazione di mozzi. Fantastico, fantastico. Allora, prima di passare, diciamo così, ai saluti finali, perché ahimè siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata veramente bellissima, graditissima. Vi do gli appuntamenti della prossima settimana con autori domiciliari. Devo mettermi gli occhiali. Io sono un. Voglio sentirmi anch'io un po' moda. Sono una mod di prima generazione, quindi un po' vecchiotta, per cui mi ci vogliono gli occhiali, perché poi non voglio spiare. Quindi senza, sono una mod occhialuta. Ci sta? Posso andare? Sì. È stile abbastanza accettabile? Sì, Potrei so. farcela? Sì. Mi sono messa il pizzo, non so se però il pizzo è accettato dai mod, mi sa che dovrei Dipende cambiare dal look. taglio, anche, dipende anche dal taglio, non tanto dalla stoffa, ma Ah, ho capito, i capelli ai ai ai. bisognerebbe tagliarli, bisognerebbe Oh, tagliarli. no, no, ma semmai me li raccolgo, però mi metto un bel completo maschile, giacca, pantalone, Carino. oppure una minigonna, ma la minigonna non mi conviene, sono troppo vecchia, faccio ridere. Gonna tubo. Una bella gonna a tubo, prima o poi capito, in Piazza Statuto Bene, ti bene. stupirò, Oscar, perché te l'ho già detto, Torino è una delle mie, è la mia città del cuore, insieme a Genova, più di motivo, per cui se non mi trovate a Genova, mi trovate a Torino, perché io a Torino bazzico molto. Allora, vi do gli appuntamenti alle autorità domiciliari settimana prossima, quindi il 23 maggio, che è un martedì alle ore 18, sarà con noi un bravissimo scrittore che è Francesco Mancuso, e poi avremo mercoledì 24 maggio, sempre alle ore 18, un'autrice, Maria Rosa Cresci. A questi punti togliamo pure gli occhiali, saluti finali. Prima di fare i saluti finali, io voglio salutare ancora Teresa Pinci. Grazie Teresa Pinci per esserti collegata con noi, sia io che Oscar, contraccambiamo i tuoi saluti. Saluti finali, ahimè. Io saluto e ringrazio tutti coloro che hanno seguito questa diretta, ringrazio tutti coloro che hanno scritto e sono stati tanti. Ringrazio, saluto anticipatamente tutti coloro che avranno la bontà di seguire la nostra intervista in differita. Ma chi saluto e ringrazio più di tutti, e beh, scusate, perdonatemi. C'ho un mod davanti, cioè io mi saluto e mi abbraccio stretta il mio Oscar Giammarinaro. Oscar, abbraccione grande, stretto, stretto da Genova. E Grazie. ricordati che hai un buono per tornare ad autori domiciliari. Quando vuoi, sarai il benvenuto. Molto Ok? volentieri, Sarà un grazie piacere, mille. sarà un piacere. Piacere mio. Sono contenta che ti sei trovato bene, hai gradito, ti sei Benissimo, grazie divertito? a te. Sì, sicuramente. Ecco, questo è l'importante, che tu ti sia divertito, perché è questo che io voglio dare ai miei autori, che si divertano, che passino un'ora piacevole. Allora, io vi aspetto la settimana prossima, vi mando un salutone da Genova. Oscar, da dove ci manda i suoi saluti mod? Da Torino. Ciao da Torino. Allora, un salutone da Genova e un salutone da Torino. Ciao ragazzi, a prestissimo, Ciao ciao Oscar, a presto, alla ciao. prossima. Ciao grazie. Ciao.